Buongiorno a tutti, siamo qui in presenza con Monsignor Giovanni Dalise, Vescovo di Caserta. Prego, se vuole fare un saluto. Sì, certamente. Ho sempre molto piacere di usare tutti i mezzi di comunicazione. Questo mi dà l'occasione di incontrare tante persone, cioè tutte le volte che verrà trasmesso. Subito faccio un augurio pasquale perché ci troviamo al Sabato Santo e mi pare che sia proprio ad hoc questo momento che mi date. Auguri a tutti quanti voi e l'augurio che faccio che troviate sempre tutti felicità nel vivere e pienezza di vita. Grazie, noi la ringraziamo profondamente per queste parole e quindi potremmo iniziare con questa prima domanda nel definire la parrocchia. Che cos'è la parrocchia? Sì. Io oserei dire prima di tutto che la parrocchia è una famiglia e poi aggiungerei una famiglia di famiglie. Più teologicamente la parrocchia è la comunità dei battezzati, cioè di coloro che hanno incontrato Gesù Cristo e attraverso il battesimo hanno fatto un passaggio molto forte dalla morte alla vita, quindi dall'uomo vecchio e tutti i suoi modi di esprimersi dell'uomo vecchio, l'egoismo, la critica, l'insoddisfazione, eccetera, eccetera. Superato questo attraverso il passaggio battesimale, ecco, l'essere insieme vuol dire soprattutto costruire una porzione di regno di Dio e che il Signore si aspetta da noi. E se ogni parrocchia è porzione di regno di Dio, il regno di Dio si fa sulla terra. Noi siamo tutti in attesa, tutti in attesa di giustizia, di pace, di amore. Non ci va bene questo mondo, va stretto a tutti. E però non basta solo denunciare, non basta solo lamentarsi, bisogna costruire. E il modo come costruire il Signore ce l'ha dato. Perfetto, e com'è possibile porre al centro di una comunità il sacramento dell'Eucaristia? Ma non ci può essere una comunità se al centro non c'è l'Eucaristia. Bisognerebbe uscire fuori da un fariseismo che ci sta prendendo tutti. Con chiarezza bisogna proporre alla gente ciò che il Vangelo ci chiede, con tutto l'adattamento, la vicinanza a tutte le persone, alla storia di ciascuno, ma l'annuncio e la realizzazione del Regno va fatto secondo le leggi del Vangelo, non secondo la fantasia del parroco o il gruppo di pressione che c'è in parrocchia, ma bisogna partire esattamente da questo. Cosa Gesù ha pensato per portare a compimento il regno? Tu devi sapere, Michela, che il Signore partendo ci ha fatto una grande promessa. Ritornerò e vi prenderò con me, ma ritornerò nella gloria, non più nel nascondimento della carne. Questo tempo tra la partenza di Gesù e il ritorno è il tempo della Chiesa. Cioè noi dobbiamo avere sempre chiaro qual è l'obiettivo dell'essere Chiesa. Molte volte invece l'obiettivo qual è? Una pacificazione o giustificazione interiore. Per esempio tu senti molte volte dire io a messa vado quando voglio. Sì, è vero. È sciocchissimo. Ma sei solita. È sciocchissimo. Non ha senso. Oppure mi sono sentita una bella messa. Non ha senso. Magari occasionale, Pasqua, Natale. Non ha senso perché ciò che avviene non è per la tua bella faccia. Ma il Signore ti ha chiamato, ti ha affidato un compito, lo devi portare avanti, se ci stai. Si disse, dice il Signore, sempre, se vuoi. Il battesimo si può dare se i genitori si impegnano ad educare il figlio. Poi arriva il momento della cresima, e lì tu confermi la scelta fatta dai genitori. Sì, ma non ci può essere un cammino, e anche parrocchiale,
semplicemente perché mio nonno ha fatto così, la mia bisnonna si è cresimata, noi abbiamo questa abitudine, non è questo. Deve partire da dentro. E soprattutto è una ricerca. Il cristianesimo deve essere raggiunto nel momento in cui tu compi una ricerca, e il momento finale è l'incontro con Gesù Cristo. Allora tu ti rendi conto che la sua parola è proprio per noi uomini. Lui, voglio dirle con forza, non è venuto a istituire un'altra religione, ma è venuto a proporre una vita nuova e piena. Perché dice nel Vangelo: io sono venuto a portarvi la vita, e come vorrei che questa vita l'aveste in pienezza. E questo è il discorso. Poi ci sono delle mediazioni anche culturali, storiche, che ci portano a sentirci sicuri attraverso dei gesti anche religiosi, ma prima di tutto è la scelta libera dell'individuo che comincia a camminare insieme con gli altri. Tu mi hai posto una domanda importante. Sì. Sulla parrocchia, no? Sì, sì, certo. Cos'è la parrocchia? Io ho detto è la comunità dei battezzati. Cioè, se io ho incontrato Gesù e condivido il suo progetto di salvezza per tutti gli uomini e accetto la sua missione, che mi affida per aiutarlo a portare questo progetto a tutti gli uomini, il cammino lo dobbiamo fare insieme. Non è un cammino individuale e semplicemente un cammino per mie soddisfazioni personali. Difatti lei ha parlato di famiglia. Sì. Quando ha definito la parrocchia precedentemente. E mi piacerebbe che tu mi facessi un'altra domanda. Cosa intendete con è una famiglia dei battezzati? Quindi le pongo questa domanda: cosa si intende con famiglia dei battezzati? Si intende che tu, come la famiglia, non te la scegli, ma ti è data. Sì. Scoprire subito che la parrocchia è un dono di Dio, e quindi lì tu fai l'esperienza di aver concretamente incontrato Gesù. Non basta solo dire: Signore, ti voglio bene. Ma Gesù ha detto: se mi vuoi dare la prova che mi vuoi bene, devi voler bene concretamente a quelli che ti metto a fianco. Altrimenti il tuo parlare è vano. Sì. Ed è soprattutto una grande bugia. Nella prima lettera dice molto chiaramente San Giovanni: chi dice di amare Dio e non ama il fratello è un bugiardo. Perché come fa ad amare Dio che non vede se non ama il fratello che vede? Ecco la comunità parrocchiale. E io, come sono impostate molte comunità parrocchiali, non sono affatto d'accordo. Perché sono delle comunità molte volte solo apparentemente, perché manca quello che è lo spirito fondamentale. A volte anche gerarchiche, oserei dire. Deve essere gerarchica, ma la gerarchia è intesa come servizio. Esatto, questo volevo intendere, certo, in questo senso, sì. Come servizio. Sì. E dico, allora, nella comunità è lì che fai l'esperienza, è lì ci devi morire per costruire il nuovo. Non è che uno: non mi va il prete e me ne vado in un'altra comunità. Non mi piacciono quelle che suonano, il prete non si è fidato di me, allora rinnego tutto. Ma questo siamo ancora pre-cristiani, cioè non l'abbiamo ancora incontrato il Signore. Sì. E lei come definirebbe la figura del parroco? A parole sue. Prima di tutto un padre, ma un padre particolare, che non mi scelgo, ma mi viene dato. Mi viene dato e mi viene costituito parroco col mandato del vescovo e prima ancora con l'ordinazione, per cui il parroco e il vescovo sono uniti sacramentalmente e il parroco rappresenta Gesù. E quando il vescovo lo porta, per dare sicurezza a tutta la comunità, porta il padre e dice:
Questo è il punto di riferimento. Lui ha il carisma dell'unità. Allora, come il papà in una famiglia, così il parroco, il suo compito fondamentale è di guardare il cuore e l'agire di ciascuno, fare proposte di carismi, fare proposte di ministeri, ma sempre verificando nello spirito se è un servizio o piuttosto è una manifestazione di, come dire, di apparire, una manifestazione di prevalere, ma deve essere un servizio. Allora, così organizzata, il parroco è colui che da pastore dà un'indicazione e dice alla comunità quali sono gli obiettivi da avere in modo da avvicinarli sempre di più a quello che è il progetto di Dio. Il parroco non deve avere un suo progetto, è sbagliato. Deve essere guidato dal progetto di Dio. Deve essere guidato dal progetto di Dio e deve avere un rapporto molto forte con lo Spirito Santo e col Vescovo. Altrimenti fa la sua chiesa, altrimenti vi forma secondo il suo modo di vedere, ma non è questo. Per cui, quando io, un po' ci resto male, quando si usa anche un'espressione normale, si dice, anche in cose civili, eccetera, eccetera, si dice, ah, io non sono della tua parrocchia, oppure noi non siamo, che si vuol dire ormai, noi non siamo chiusi. La parrocchia è il punto più aperto, è la chiesa sul territorio, quindi è la frontiera. Alla frontiera tu accogli anche gli stranieri, sì, e apri le porte per farli entrare, se vogliono. Se vogliono un tozzo di pane, si condivide insieme. Se vogliono, ma se vogliono Dio, devono fare un cammino ben preciso. Lei affiderebbe una comunità parrocchiale a più sacerdoti, in comunione? Adesso mi hai fatto una domanda molto importante e credo che c'è bisogno di una grande educazione per i sacerdoti, ma anche per il popolo di Dio. Per il popolo di Dio, perché abbiamo portato avanti un cristianesimo troppo legato alle proprie cose. Voglio il mio prete con le mie abitudini, con le mie tradizioni, voglio che faccia così. In poche parole, non è il servo del Signore che serve i fratelli, ma molte volte lo si vuole al servizio dei propri comodi. Ma ci vuole anche una grande educazione verso i sacerdoti. Io sono perché non solo una parrocchia venga affidata, ma anche se ci sono più parrocchie, per esempio, prendi Casagiove. Sì. Non so quante parrocchie ci sono. Sì, un bel po', quattro. Quattro parrocchie. Sì. Bene, moltissime cose si potrebbero fare insieme. Naturalmente. La gente non può capire le divisioni. Perché l'obiettivo della Chiesa è l'unità. Io sono d'accordo a dare una parrocchia, però a più sacerdoti, lì dove c'è bisogno. Ma il problema grosso è questo. E né il popolo di Dio, né i sacerdoti, mi perdonino i fratelli sacerdoti, molte volte sanno cos'è la comunione. Per cui è meglio tenerli separati che metterli insieme. Per il buon nome del cristianesimo. Per dare una testimonianza. Allora, se c'è comunione, io sono felicissimo, perché il sacerdote deve fare anche lui l'esperienza della famiglia e vivere con gli altri sacerdoti. Noi abbiamo detto un sì a Cristo e abbiamo detto un no a una famiglia umana, ma non perché siamo contro la famiglia o siamo egoisti che vogliamo stare da soli, no. No, è sempre per il bene della comunità. Non solo, ma dico di più, l'esperienza di famiglia dobbiamo fare uguale, ma la nostra famiglia qual è? La famiglia dei consacrati. Allora se i sacerdoti, 3-4 in una parrocchia, stanno insieme e condividono non solo in modo funzionale l'ora del pranzo, l'ora di così, l'ora di così,
ma condividono la parrocchia, cioè sono abituati a far famiglia e quindi a parlare di quello che avviene, a parlare di quello che decidono di, a livello pastorale, nello scegliere il consiglio pastorale, eccetera. Allora, questa esperienza, io devo dire, molti di noi sacerdoti non ce l'hanno, perché sono stati educati a vivere da soli, a riuscire a stare da soli. Questo stare da soli significa indurre anche all'aberrazione, e sentirai qualche parroco che dice: qui comando io sono il vescovo, sono il papa, sono tutto. Questo è falso e soprattutto è una bestemmia. Sì. Allora mi devi chiedere perché è una bestemmia. Prego. Sì. Sì. Perché noi non proveniamo da un Dio solitario. La nostra origine, la nostra patria è la Trinità. In cielo Dio è famiglia, Padre, Figlio e Spirito. Dunque è amore. Ecco come si spiega che nel Nuovo Testamento il massimo della rivelazione su Dio è Deus Caritas Est. Dio è amore. Se partiamo da questo, tutto quello che ho detto ha senso. Sì, è un filo logico, segue un filo logico. È chiaro. Ma perché noi siamo stati creati ad immagine della Trinità e portiamo dentro di noi stampato, come il DNA biologico, sì, noi abbiamo stampato il DNA spirituale. Certo. E il nostro DNA è soprattutto questa impronta trinitaria, che vuol dire amanti della diversità, ma che tende all'unità. Padre, Figlio e Spirito Santo sono tre persone diverse, ma è l'unico Dio. Sì, tutto in uno. Questo è l'unico Dio. Questo è il modello. Allora, il modello, la realtà è in cielo. La parrocchia è un modello che porta avanti per costruire anche la società secondo questo modello. La famiglia è quasi il sacramento qui sulla terra dell'unità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. Naturalmente il parroco di una comunità, nell'adempiere questo impegno che prende in considerazione, ha bisogno di aiutanti. Quindi in base a quali criteri può scegliere i fedeli laici a suo fianco? Il Concilio Vaticano II ha emanato una costituzione che si chiama Lumen Gentium. Dalle prime parole dice: la luce che splende sul volto di Cristo deve splendere sul volto della Chiesa. E in questo documento, che tutto il documento risponde a una domanda che la Chiesa si fa da sola: se mi chiedono Chiesa chi sei, ecco chi sono, e si presenta. Al capitolo 4 si parla del rapporto tra sacerdoti e laici, e quindi sarebbe bello, molto bello, poter parlare in profondità di questo, ma dico solo questa cosa. Il parroco non può vivere senza i laici, non si dà parrocchia, ma non i laici servetti che sanno dire solo Amen, ma i laici, uomini e donne, che sanno dare spiegazione della propria fede e si mettono al servizio. Il prete non è il servo, cioè il prete non è colui che comanda ogni cosa, ma è il servo della parola e quindi servo di tutti, ma il laico ugualmente è servo, perché insieme si costruisce. E nella Lumen Gentium si raccomanda fortemente di animare i laici, per questo c'è il sacerdozio ministeriale, quello del parroco, mentre tutti noi siamo sacerdoti mediante il battesimo.
Allora il sacerdozio ministeriale è al servizio del popolo di Dio perché sempre di più tenga vivo il suo sacerdozio comune che proviene dal battesimo. Il parroco ha un altro compito, non solo di dare il cibo giusto perché i laici possano crescere, ma deve promuoverli, cioè deve farle crescere e scoprire in loro i doni che Dio ha dato per il bene della Chiesa. Non per esempio che io ti chiamo, dico Michela, c'ho un gruppo di catechismo in più, mamma mia sti ragazzi, mi vuoi dare una mano? Ma io come faccio a chiedertelo se non ti ho formato? Esatto. Ti posso mica affidare un servizio, un ministero all'interno della Chiesa, e poi delicatissimo quello della catechesi. Certo. Allora il parroco non è quello che fa sempre le esequie, non quello che dice sempre messe. Il parroco è il punto centrale della comunità, che anima, che costruisce la comunità, ma il laico deve essere anche aperto. Molte volte vengono fuori dei conflitti. Sì. Ma perché? Il parroco è parroco, ma probabilmente non ha portato a compimento la conversione totale dall'uomo vecchio all'uomo nuovo nella carità. I laici sono rimasti uguali. Potrebbero fare qualunque altra cosa, ma non possono fare la Chiesa. Perché la Chiesa parte dal vivere prima di tutto la parola di Dio. Se tu vivi la parola di Dio, il Signore ti leviga. Se permetti ti faccio un esempio. Certo, ma ci quando ero ragazzo, sì, per costruire arrivavano le pietre che venivano cavate dalle cave, ma non c'erano i mezzi che ci sono adesso, delle tecniche, no? Vabbè, sì. E allora le pietre arrivavano tutte storte, punte lunghe, eccetera, sì, eccetera. Se tu le andavi a mettere insieme, il muro non lo facevi mai. Allora c'erano le carrette che portavano queste pietre, le scaricavano, e c'era il cosiddetto omast, cioè un operaio esperto che fa pietra per pietra, la squadrava. Una volta squadrata, tu la potevi mettere e il muro cresceva. San Pietro dice: così si costruisce la Chiesa. Prima di tutto levigare le pietre. Allora, noi invece tante volte siamo come queste pietre, che si chiamano la zavorra, come queste pietre. Li metti insieme, non combaciano mai. Perché? La punta di uno va nel fianco dell'altro. Sono irregolari, per questo. Ecco, e chi ci fa regolare a noi? La parola di Dio. La parola di Dio. Io non accetterei, per esempio, mai da nessuno che mi dicesse qualunque cosa, per esempio, devi cambiare questo. L'accetto della parola di Dio. Quando io capisco chiaramente perché devo perdere determinati miei difetti, perché non devo metterle sempre al primo posto, perché devo dare il primo posto agli altri. Solo la parola di Dio me lo fa capire. Allora, se c'è stato questo lavoro, c'è stato questo farsi levigare della parola, poi è più facile stare insieme. Più facile. Fare spirito, fare comunione. Sempre nel capitolo 4 della Lumen Gentium ci sono due capitoli molto belli. Al sacerdote viene detto cosa non devono far mancare ai laici perché potessero crescere. E ai laici cosa devono chiedere al sacerdote e cosa devono dare al sacerdote, perché dobbiamo anche tenere presente che come il sacerdote è tenuto a dare e a servire il popolo di Dio, così il popolo di Dio ha degli obblighi nei riguardi del sacerdote, non solo l'obbligo della critica. Purtroppo a volte ci si limita a questo, alla critica. Troppe volte, il Papa, tu lo sai Michele, il Papa più di una volta ha parlato addirittura delle chiacchiere in parrocchia. Sì.
bello, chiaro. Le chiacchiere, esatto, sì, molto esplicita. Sì. Come cosa, sì. Io ho fatto il padre da 35 anni, quindi so bene come stanno le cose. Vabbè, sì. Allora. Purtroppo ci si sa. E lei altro. Come incoraggerebbe, in qualità di parroco, le chiedo, il consiglio pastorale di una parrocchia? Perché era il consiglio pastorale è una cosa seria. È una cosa seria. Ed è, insieme al parroco, l'ho detto, è la sicurezza di avere la presenza di Dio. È ordinato mediante il vescovo lo dona alla comunità. Quindi intorno a questa pietra e all'Eucaristia bisogna costruire. Ma insieme al parroco deve esserci i consigli, devono esserci i consigli di partecipazione che dicono la maturità del laico ad essere presente al fianco al prete per il bene della comunità. Quindi non si sceglie chi si vuole, ma si formano prima. Per esempio, io dico sempre: fate passare un po' di tempo quando nomino un parroco, fate passare un po' di tempo, cercate di capire le persone, ma non con il vetro degli occhiali concavo, cioè vedete solo ciò che riflette di voi, allora io scelgo quelli che la pensano come me. Non è così, ma bisogna dare posto serio ai laici in questi consigli, e anche se è un consiglio consultivo, bisogna non allontanarsi facilmente dai consigli che il consiglio dà, per il bene della comunità. Ci deve essere il consiglio pastorale, come in modo speciale ci deve essere obbligatorio il consiglio per gli affari economici. Perché il consiglio pastorale sostiene il parroco e insieme col parroco detta il cammino. Allora, anno per anno si fa un programma per attuare il progetto di Dio sulla comunità. Ma poi il diritto canonico dice che è obbligatorio il consiglio pastorale. Chiedo scusa, il consiglio affari economici. Perché si deve superare il fatto che la parrocchia è talmente identificata col parroco che se il parroco va via muore tutto. Allora ci devono essere delle strutture, il consiglio pastorale che fa il passaggio verso il parroco nuovo e decade, mentre il consiglio affari economici è quello che porta avanti la parrocchia anche se il parroco viene cambiato. Avevo un amico in Svizzera, purtroppo è morto sciando, e così. E una volta l'ho visto molto triste. Ubi, dico, che è successo? Dice, devo cambiare parrocchia. E qual è il problema? Io vado via volentieri, ma dopo che il vescovo mi ha parlato, io sono tenuto a presentarmi al consiglio pastorale. E cosa vai a fare, dico, nella parrocchia dove devo andare? Dice, devo esprimere che idee di chiesa ho e soprattutto che programma propongo. Per fare questo deve aggiornarsi sul programma fatto fino allora. Sì. E ci sono andato, mi hanno riconvocato di nuovo perché non era soddisfacente ciò che ho dato. Questa è una soluzione, perché allora i parroci cambiano, fanno le consegne anche pastorali, ma il consiglio pastorale traghetta e allora si cammina. In molte parti invece tutto è legato al parroco.
va via il parroco, cade tutto, poi si ricomincia da capo. E invece non c'è continuità. Sì, si torna indietro invece di andare avanti. Esatto, esatto, esatto. Ed è un peccato perché bisogna sempre continuare a camminare, camminare finché non si arriva al punto, all'obiettivo. Siamo in attesa. Sì. Del ritorno di Cristo. Però non possiamo arrivare con le mani vuote, con proclami o giù di lì. Comunque. E io credo che dopo queste parole possiamo concludere questa, che definirei una piacevole chiacchierata con lei. Sì. E se gentilmente vuole porgere un saluto ai seminaristi del seminario arcivescovile di Capodimonte. Sì, volentieri. Cosa dire? Io vi incoraggio a dire sì alla vostra vocazione, cioè al dono che Dio vuol farvi, ma è importante cambiare mentalità. Non siete voi che manipolate colui che vi ha chiamato, ma dovete farvi modellare da colui che vi ha chiamato. Siate sacerdoti, ma sacerdoti senza le mani avanti, ma sacerdoti veri che Dio può usare come vuole e dove vuole. Siate liberi dentro e felici. Oggi c'è bisogno di sacerdoti felici, contenti e non dei fantasisti dell'occasione. La ringrazio, è stato davvero un piacere essere in sua presenza. Per me è stato un piacere incontrare Michela anche. La ringrazio veramente. L'operatore, mi sono scordato il nome. Francesco. È Francesco, ecco. Tanti auguri anche a voi per la vostra vita. Grazie, grazie veramente.